Fatti Italiani incontra Roberto Raburri, presidente della Mille Miglia. Siamo alla edizione numero... Allora, tenete presente che è l'unica gara al mondo le cui rievocazioni della Mille Miglia, quindi le gare di velocità, sono state dal 27 al 1957 e sono state 24 edizioni. Mentre dal 1977 ad oggi la rievocazione della Mille Miglia storica ha superato di gran lunga le edizioni di velocità. È l'unica gara al mondo che ha questo record. Presidente, in un tempo di crisi come questo la Mille Miglia è anche in qualche maniera... Ha toccato un bel argomento lei. Può essere un faro. Allora... A me piace essere sempre molto chiaro e concreto nelle mie esposizioni. Qualche difficoltà ce l'abbiamo in Italia, non certamente con l'estero. Mentre negli anni passati il 60% degli iscritti erano stranieri, il 40% erano italiani, quest'anno il 75% sono stranieri e il resto sono italiani. Quindi questo fa già capire sì l'importanza che la Mille Miglia ha all'estero, ma anche le difficoltà che certi nostri imprenditori hanno, che certi anche uomini, persone della strada, perché la Mille Miglia non è solo un fatto di elite, ma ci sono anche dei meccanici che corrono con la Topolino, con la Balilla, quindi sono vetture alla portata di tutti che non hanno un grande valore economico rilevante, quindi la situazione economica purtroppo pesa su questi aspetti. Certamente la Mille Miglia non ne soffre perché ha abbondanza di iscritti, però si capisce che certamente influisce la crisi economica anche su queste manifestazioni. La Mille Miglia in qualche maniera incarna il core business italiano, questa commistione di saper fare bellezza. Sì, è vero. La Mille Miglia è sempre stata gestita molto bene dal 1977 in poi, però diciamo che il mito della Mille Miglia storica di velocità è quello che ha contribuito maggiormente a far rivivere poi la Mille Miglia moderna. In che cosa lei sente maggiormente la responsabilità in questo ruolo? Cioè qual è l'aspetto che vorrebbe portare avanti maggiormente? Allora la responsabilità è tanta perché l'interesse a livello mondiale è enorme e quando ci si trova di fronte a queste dimensioni ci si sente veramente responsabili. Presidente, grazie. Grazie a voi.